Bentrovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Le gallerie degli Uffizi presentano la nuova acquisizione di un bozzetto in terracotta per il Ratto di Polissena, gruppo monumentale realizzato in marmo dallo scultore Pio Fedi ed esposto nella vicina loggia in Piazza della Signoria. La mostra è stata simbolicamente inaugurata alla vigilia di una giornata riconosciuta a livello internazionale come la giornata contro la violenza sulle donne, dal momento che il Ratto di Polissena, con la sua forte valenza drammatica, vi si inserisce in maniera appropriata. Inauguriamo questa mostra dedicata al Ratto di Polissena di Pio Fedi, proprio alla vigilia della giornata e contro la violenza contro le donne. Infatti è una giornata molto importante. Ricordiamoci che questa giornata è stata istituita nel 1999 dall'ONU proprio per ricordare le tre sorelle che nella Repubblica Dominicana furono assassinate il 25 novembre 1960. E purtroppo il problema della violenza sulle donne non è diminuita negli ultimi decenni, negli ultimi anni, quindi è proprio anche importante di ricollegare quello che altrimenti potrebbe sembrare solo un soggetto mitologico astratto con la nostra attualità, in cui purtroppo le donne continuano a subire delle violenze verbali, fisici, fino all'assassinio che spesso viene perpetrato proprio dal proprio marito. Quindi questo lo vediamo dalle statistiche, che purtroppo ci vuole una grande sensibilizzazione per questo. Dante Alighieri collocò Pirro, il protagonista del complesso scultoreo, tra gli assassini nel settimo cerchio dell'inferno, indicandolo semplicemente come Pirro, benché non sia chiaro se si riferisse al figlio di Achille, chiamato anche Neottolemo, o al re dell'Epiro, del quale però altrove tesse le lodi. È certo che Pirro si erge con la sua spada sguainata nell'imponente gruppo marmoreo del Ratto di Polissena, unica opera moderna ritenuta degna di essere collocata accanto ai capolavori di Benvenuto Cellini e di Gian Bologna. Siamo qui per celebrare appunto questa acquisizione di un bozzetto in terracotta che rappresenta il gruppo del Ratto di Polissena, appunto di Pio Fedi, celebre scultura il cui marmo si trova sotto la loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria a Firenze. Il gruppo in terracotta è stato acquistato nel 2016 presso sul mercato antiquario romano, appunto dalle Gallerie degli Uffizi, e poi è nata appunto da questa acquisizione, come spesso accade appunto per le nuove acquisizioni delle gallerie, è stata l'occasione per una ricognizione intorno proprio all'opera maggiore, quella in marmo, attraverso un percorso che svela come l'artista abbia elaborato il suo gruppo in un arco di tempo che va dal 1855 al 1865, data in cui appunto il marmo venne rivelato al pubblico e collocato definitivamente nella sua sede attuale. E questo percorso si dipana attraverso un gruppo di disegni che provengono sempre dal gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, da alcune terracotte, una delle quali è proprio legata appunto alla Polissena, perché raffigura Pirro, è una figura appunto che Pirro sta atterrando, e appunto il bozzetto che prima menzionavo, quello preso acquistato dal mercato antiquario. Pio Fedi, oltre al Ratto di Polissena, a Firenze è presente con altre opere. Certo, è un artista molto presente a Firenze, in luoghi anche particolarmente noti e visibili. Infatti la sua principale vocazione è quella per la scultura monumentale, e lo troviamo infatti nella piazza appunto Piazza San Marco, con il monumento a Manfredo Fanti, che è appunto un monumento in bronzo,
Poi nella chiesa di Santa Croce, dove nella controfacciata è collocato il monumento funebre a Giovan Battista Niccolini, drammaturgo contemporaneo di Pio Fedi, che morì nel 1861 e che è anche autore di una moderna tragedia, appunto intitolata Polissena. E poi altre opere di Pio Fedi si trovano nella Galleria d'Arte Moderna di Firenze, altro museo appunto del circuito delle Gallerie degli Uffizi, dove sono esposte il San Sebastiano, che è un'opera giovanile dello scultore quando si trovava a Roma come borsista, e poi nella Galleria Palatina il Nello della Pietra, Pia dei Tolomei, che rappresenta un episodio tratto da Dante Alighieri, dal Purgatorio di Dante Alighieri. E poi appunto ci sono anche altre opere che creano un ideale percorso dell'artista sia alla Galleria d'Arte Moderna, come appunto i bozzetti che ho citato prima, che provengono proprio da questa galleria, e poi un altro, alcuni busti come il busto di Casimiro Czartoryski, che attesta anche le qualità peculiari di questo scultore, che era molto versatile e che era anche molto abile nella ritrattistica, nella raffigurazione dei personaggi del suo tempo. La presentazione di questo bozzetto è anche l'occasione, è stata inserita nella vigilia della giornata contro la violenza sulla donna. Sì, è proprio corretto usare il termine di valenza drammatica, perché appunto questa immagine del ratto di Polissena, che appunto rappresenta un episodio in cui la giovane figlia di Priamo viene sacrificata dal figlio di Achille, appunto Pirro, che con violenza brutale, bestiale, sta per brandire la spada per ucciderla, diventa proprio l'emblema della rappresentazione della vittima, in questo caso della donna minacciata, e di una violenza che scuote e che ancora oggi ci colpisce proprio, e perché la statuaria di Pio Fedi, la scultura, appunto ha una valenza universale come la tragedia greca. La mostra Il ratto di Polissena, Pio Fedi, scultore classico negli anni di Firenze capitale, curata da Simonella Condemi ed Elena Marconi, si propone di rievocare quel suggestivo allestimento voluto dall'artista. Così, nel raccolto e raffinato ambiente della Sala del Camino, a far da cornice al modello di recente acquisizione, sono esposti altri 5 suoi bozzetti in argilla, quale testimonianza di una fase esecutiva ancora embrionale sulla via della realizzazione finale in marmo corrispondente alla risurrezione della scultura, oltre ad alcuni disegni preparatori per il gruppo marmoreo. Questi studi costituiscono le tappe di un percorso difficile e complesso per giungere alla redazione finale del gruppo monumentale destinato a decretare la gloria di Pio Fedi in Italia e all'estero. 2 dipinti illustrano alcuni momenti della vita artistica del giovane Fedi e della Firenze di quegli anni. Il ritratto dello scultore eseguito da Luigi Mussini nel 1842 e la veduta di Piazza della Signoria, realizzata intorno al 1846 da Giuseppe Canella, nella quale si osserva la loggia dei Lanzi 20 anni prima che vi fosse collocato il ratto di Polissena. Questa piccola mostra costituisce l'opportunità migliore per mettere di nuovo nella luce che gli compete lo scultore Pio Fedi, la cui fama è legata, oltre che al ratto di Polissena, anche alla figura della libertà raggiata per il monumento funebre a Giovan Battista Niccolini, eretto nella Basilica di Santa Croce, che servì da ispirazione allo scultore francese che realizzò la Statua della Libertà di New York. Inauguriamo questa mostra alla vigilia della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, perché il soggetto, il ratto di Polissena, è un esempio purtroppo egregio di violenza contro una donna nella mitologia greca, soprattutto nella tragedia greca di Sofocle e di Euripide. Di Sofocle sono rimasti pochi frammenti, ma di Euripide abbiamo 2 tragedie nelle quali la figura di Polissena è presente, e poi anche nella lirica del Barocco e del Settecento questo tema era molto frequente. Quindi nell'Ottocento lo spettatore sapeva subito la storia guardando questa scultura dal punto di vista artistico, e anche un paragone con l'altra grande scultura di un ratto, di un'abduzione di una donna, ovvero il ratto della Sabina
di Giambologna. Infatti era creata proprio come ideale pendant, e vediamo proprio l'approccio diverso artistico tra Pio Fedi, che naturalmente si basa su tutti gli ideali del Rinascimento, però incorporando anche l'esperienza dei secoli successivi, l'esperienza barocca per quanto riguarda la drammatizzazione emotiva e l'apertura della sagoma del gruppo delle figure, ma anche l'esperienza del neoclassicismo con delle raffigurazioni molto filologiche di particolari antichi dell'antichità classica, quindi un vero capolavoro. Questa mostra serve anche a invogliare i visitatori di andare a vedere le statue di Pio Fedi sul territorio. Per questo motivo abbiamo anche proiettato un video con le opere qui nel centro di Firenze di Pio Fedi, che ognuno può andare a vedere, a partire dalla Loggia ai Lanzi e dal Loggiato degli Uffizi. Originario di Viterbo ma fiorentino di adozione, Pio Fedi si formò tra l'Accademia Fiorentina sotto la guida di Lorenzo Bartolini e quella di San Luca a Roma, ma fu a Firenze che maturò la sua personalissima visione dell'arte. In Toscana riscosse grandi consensi, risultato molto apprezzato da una grande clientela, soprattutto straniera, che visitava spesso il suo atelier per ammirare le opere a carattere monumentale, così come le statue da salotto di piccolo formato. In particolar modo con la drammatica vicenda della giovane figlia di Priamo, Polissena, uccisa dal feroce Pirro per vendicare il padre Achille, l'artista riuscì a coinvolgere il pubblico, inducendolo ad assistere trepidante alla scena della giovane donna, disperata e inerme in atto di subire il colpo fatale, mentre la madre terra tenta di fermare la mano di Pirro, che ha già straziato l'altro suo giovane figlio, Polite, giacente ai suoi piedi. Dare assieme a Simonella Condani questa mostra, che è ambientata in un luogo molto piccolo, ma a mio avviso raffinato, appunto come la Sala del Camino, e che bene si presta proprio a rappresentare il percorso proprio ideativo di Pio Fedi, a partire dai disegni per arrivare poi attraverso il bozzetto al concepimento dell'opera in grande, ovvero di quel Ratto di Polissena che, come abbiamo già detto appunto tante volte, rappresenta un punto di arrivo per lui, un punto di svolta della sua carriera, ma anche un'eccezione per la scultura moderna a Firenze, perché nessun altro artista era stato ritenuto degno, appunto in precedenza, di vedere la propria opera collocata sotto la Loggia dei Lanzi, quasi a confrontarsi appunto con dei giganti come appunto il Perseo del Cellini e il Ratto della Sabina di Giambologna, senza menzionare le statue antiche. E questo fece di Pio Fedi all'epoca un artista di fama mondiale. Fu un crescendo in realtà, perché dalla presentazione del modello in gesso nel suo atelier, che suscitò grande impressione, alla decisione quasi a furor di popolo di collocarlo sotto quella loggia, rispetto alla quale non tutti erano d'accordo. Infatti ci fu un ampio dibattito anche sui giornali del tempo ora non si può ricordare, e si può soltanto accennare appunto a l'idea diversa di alcuni, volevano addirittura sgombrare completamente la loggia dalle statue, e invece prevalse l'idea di aggiungere questo gruppo moderno che si collegava proprio agli altri, si collegava agli altri gruppi mitologici, sia in senso letterario, perché l'ispirazione di Pio Fedi veniva dalla tragedia greca, quindi dalla mitologia, per rappresentare due episodi della guerra di Troia, appunto la morte del giovane Polite e quella appunto di Polissena, entrambi figli di Priamo, uccisi dalla furia feroce del figlio di Achille, appunto Pirro.
C'è questo rapporto diretto con le altre strutture che Pio Fede aveva pensato fin dall'inizio, appunto con questo sviluppo di corpi che si ricollega direttamente al Gian Bologna, però quasi ammisurandosi con quella scultura Pio Fede pensa di ideare un gruppo colossale che è composto da 4 figure anziché soltanto 2 e diciamo quasi dando un saggio della probabilità tecnica. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.